Allora, smart, elettricista, smile, elettricista, Forty seven sì, houses down, elettricista, operative, elettricista, all accounted for. esorcista. Allora, smite, esorcizza, 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 no, esorcizza, esorcizza. Oh, yeah. Bella a tutti ragazzi, sono Mighty Mars. Allora, benvenuti intanto ad un altro episodio di Warframe, tra parentesi. Allora, neanche le cose semplici so fare. Allora, oggi volevo farvi vedere una cosa abbastanza importante perché... Vediamo un po'. Allora, va bene. Intanto qui c'è un elmo di Nyx che mi sembra che ce l'ho già addirittura. Quindi, se ce l'ho già, non la faremo. Oggi quello che io vi voglio far vedere, che è molto 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 importante, è la stazione di Cronia, Saturno, Mercante Void. Allora, questo mercante è molto importante perché voi potete sia vendere cose prime che magari non utilizzate, o schematiche prime, non so se gli schematiche li accetto, solo gli oggetti prime, però solamente tutto quello che è prime, ma potete e vi dà delle monete, delle ricompense monetarie, e con questa moneta potete ricomprare sempre da questo mercante gli oggetti prime, che è la cosa più importante. Siccome gli oggetti prime non è che si trovano così facilmente, bisogna aprire le noci di cocco, che sono queste, le chiamo noci di cocco, in realtà sono reliquie, però l'oggetto è randomico, quindi prima che voi prendete proprio quello che vi serve è abbastanza, diciamo, non raro, però insomma bisogna, diciamo, stargli un bel po' dietro. Quindi io ora mi segno, poi taglierò qua, mi segno un attimino quello che mi manca di prime che voglio fare e poi ce lo andiamo a comprare. Allora ragazzi, eccoci qua di nuovo, me le sono scritte le cose perché io da qui a 10 secondi me le scordo, ho una memoria come il fringuello di Del Piero. Allora, non c'entra niente, ma va bene. Allora, ho visto che a me manca il Burstone Prime, mi mancherebbe solamente la canna, però non è un'arma proprio così necessaria, quindi vediamo anche i soldi che ho. Poi mi manca il cervello Prime per fare questo Carrier Prime, che praticamente è un robottino che vi segue e vi dà una mano. Questo ce l'hanno quasi tutti, quindi sarebbe più utile questo che il Booster Prime. Però io vorrei provare anche un po' tutto, quindi sono anche curioso da un certo punto di vista. Però io voglio dare le priorità, voglio dare le priorità. Il Fog Prime manca un po' troppe cose. C'è anche l'Helios Prime, però mi manca praticamente tutto. Poi tra i due, questo fa sempre la funzione del robottino, però non so sinceramente qual è meglio o peggio, perché non li ho provati. Necros Prime, che mi interessa molto, mi manca la ne neuroottica e i sistemi. Questo, se non costano tanto, è la prima cosa che si prende. E poi come secondario andrei a prendere invece Mag Prime, anche se mi manca tutto, ne neurotica, sistemi e chassis. Però ragazzi, io do prima la priorità naturalmente ai tenno, poi se riesco magari o all'arma, do la priorità all'arma oppure anche al Carrier Prime, però prima i tenno. Quindi noi la listina ce la siamo fatte, le cose me le sono scritte e andiamo, sì. As yield Vedete, qui to c'è già un bel po' spectacular di gente, findings, perché quando c'è il unique mercato, guardate, items for the questo è tenno Wukong, eh? distinction. Non capisco questi segnali sulla spalla. Deve essere qualcosa che ho comprato. Allora, momento. Allora, io ho 270, non so come si chiama, questi sigilli. Praticamente mi manca. Vediamo un po' se lo trovo. Prima andiamo di Necros, vedete Necros Prime. Allora, Necros Prime neurottica. Quindi Necros Prime neurottiche e sistemi. Necros Prime neurottica. E questo costa 15. E Necros, no, ho sbagliato. Necros Prime neurottica e sistemi.
Perché non c'è sistemi? Cioè, chassis ce l'ho. Chassis, sistemi? Non mi dica che non ci sono i sistemi perché mi sparo. Come non c'è sistemi? Non mi dica che non c'è sistemi. Venka Prime schema ce l'ho. Perché non c'è Necros sistemi? Solo ne ah no, ma poi è nuova questa. C'è solo lo chassis, il resto, da quello che sto vedendo purtroppo, ragazzi, io pensavo che ci fossero, cioè, per esempio, Necros fosse completo, invece vedo che Necros, cioè solamente Necros Prime schema e Necros Prime chassis schema, e non c'è altro perché ce n'è due e basta. Poi c'è Nova Prime Neurotica, Mag Prime schema, Nitz Prime sistemi, ma quindi io ho paura, mi viene un sospetto che praticamente non vorrei che il mercato ha questi oggetti fissi qua e quindi dalla serie il resto te lo trovate o buonanotte. Quindi se è così, anche questo ce l'ho, questo ce l'ho, e questo ce l'ho, e l'ho presi tutti qui, questo ce l'ho. E allora è così, praticamente purtroppo, e poi ce l'ho e manco me lo segnala, me lo farebbe, perché questo non capisco perché questo me lo segnala e questo no, che ce l'ho. Poi molto probabilmente qualcosa mi mancherà, ragazzi, e siccome non ho tutta la fucina in mente perché ci sono molte cose. Però sto notando che sono le stesse cose di tutte le volte. E anche Necros, io pensavo che c'è Necros Prime Chassis, pensavo che ci fosse Necros completo. Invece è vero che non c'è assolutamente. E anche l'altra volta io Necros l'ho preso qua, ora che mi ricordo, l'ho preso qua e c'era Necros Prime Chassis e Necros Prime Schema. Infatti è quello che io ho. E il 90% della roba che qui io ce l'ho, anche questo ce l'ho, la Galatin ce l'ho, il Fang Prime schema ce l'ho, questo ce l'ho, c'ho quasi tutto. E quindi ragazzi, sono rimasto un po' deluso perché io pensavo sinceramente di trovare delle cose complete e invece non si trovano. Peccato. Allora, l'altra volta avevo fatto vedere un po' Banshee, che è carina, a parte il colore figo che gli ho messo tutta bianca così. È carina perché più che altro la quarta abilità mi piace di lei, che è praticamente questo Sound Quake, però per il resto non è che mi piacesse moltissimo. Oggi voglio riprovare un po' Oberon, perché è tanto che non lo prendo. Oberon, andiamo a leggerlo. Allora, Smite, elettricista, smile. Elettricista, sì, elettricista, elettricista, esorcista. Allora, Smite, esorcizza. Allora, io ci sono delle parole che non riesco a dire. Esorcizza, no, esorcizza. Oh, l'energia negativa da un. Poi ci sono altre parole che non so di, ma non ve le dico. Da un nemico. Spero che non ci sarà mai la necessità di dire determinate parole. E la esorcizza. È quello lì, l'energia. Esorcizza! Esorcizza! Oh! Energia negativa da un nemico e la proietta come sfere di energia cinetica, danneggiando il bersaglio e i nemici colpiti dalle sfere. Quindi lancia una sfera che colpisce i nemici. Ok. Poi. Aloe Ground. Il mio inglese è perfetto. Santifica il terreno davanti a Oberon con un fuoco virtuoso, infliggendo danni a ogni nemico che si trovi nella vicinanza. Quindi fa una specie di giardino fruttuoso. Mi sembra un po' anche brutto questo. Renewal. Renewal. Non so se è peggio il mio inglese o il mio italiano. Se la giocano bene tutte e due. Onde di energia scorrono verso Oberon e i suoi alleati, rigenerando la salute col passare del tempo. Quindi questo praticamente Oberon è curativo. Reconing solleva tutti i nemici circostanti verso i cieli, perché ci sono vari cieli, capito? Non ce n'è uno solo, i cieli sono tanti. E
e scagliandoli a terra per condannarli. I nemici uccisi in questa maniera possono far apparire una sfera di salute. Quindi praticamente lui cura. Anche questo a me non piace tanto, ovvero perché a me piacciono i Tenno che sono forti, hanno tutte e quattro le abilità utili che usi in continuazione e devono essere visivamente spettacolari queste abilità. Purtroppo, secondo me, forse pretendo tanto, però diciamo che il cerchio, secondo me, con queste pretese si restringe tanto. Intanto vedete che ci sono le scritte del mercato. Lo sapete che io se ne ho sempre parlato di questo mercato, però non ho mai approfondito. Ed è interessante invece perché vendono tutte scimitarre, Valkyr Prime, però io penso che non so se si possono comprare con i crediti oppure loro vogliono praticamente i piccioli, i money. Eccoci qua ragazzi, allora ho eliminato un attimo la cam così potete vedere anche i punti vite e i punti scuri, altrimenti tutte le volte ve li copro. Aspetta che se non vedete la mia faccia non è un problema. Siamo in solitario perché così almeno ho l'opportunità di farvi vedere bene tutte le sue abilità, se no tutte le volte me li ammazzano, non riesco mai a utilizzarla bene. Sempre se non moriamo, perché siamo a un livello piuttosto altino. Diciamo, lui ancora deve finire di aumentare di livello. Infatti vedete, di scudo è molto basso. Allora, la prima abilità, lui dovrebbe lanciare una specie di sfera e dovrebbe colpire più nemici. Una specie di sfera piccola. Poi adesso ho finito aiuto! Perché casco sempre? Ma non ci sono cascate dentro però. Ok, ritorniamo qua. Carico un attimo. Ok, in realtà ne colpisce uno, poi magari qualcun altro risponde, però ecco, non mi sembra così forte. Adesso prima lo andiamo. Poi lui, la seconda abilità dovrebbe fare quella specie di giardino in fiore. Secondo me è anche abbastanza brutterello, però. E li dovrebbe danneggiare e io li dovrei curare praticamente. E non so quanto dura, perché sembra. Ecco, ok, dura un pochino. Sembra che dura un pochino. Poi col 3 dovrei autocurarmi pure questo e curare gli alleati. Credo. Manda solo questa qui, sopravvivenza da sola è un po' difficilotta, eh. Tentavo ancora presto. Sto facendo un po' troppo casino, però. Mi viene il veleno. Che è questo? Sospeso in aria? Io.
Quanti sono? Proviamo la quarta abilità. E se ti metti a caricare però ne... Ma che casino è? Ma perché carica? Ah, perché avevo ancora attiva la terza abilità, ho capito. Va fino a esaurimento energia. Ma questi stanno purtroppo approfittando del fatto che sono da solo. Meglio, via. Ho detto che questa è la posta. Poi il veleno. E levati, il veleno si soffre. Finito, ricarica quest'arma qui 200 volte che la carichi. Come lo odio questa cosa dell'atterraggio, ecco. Adesso levati? Perché non ho visto bene? Mamma mia che casino. Al volo, al volo. Life support has been replenished. Ci metto un'ora per farne fuori uno. Prato fiorito. Niente, non mi cura? È un casino veramente grande. È meglio non farlo in solitario. Questa è in solitario, ma meglio di no. E meno male che ho un'arma che comunque ci ho messo una forma dentro, è già sviluppata al massimo. I suoi bei danni li fa, eh. No, altrimenti sarei già morto 20 volte. Cerco di atterrarli il più possibile. E basta, ma quanto vi azzeccate? Via. Manco dove, porca. Cioè in volo sono morto. Non toccavo neanche terra. Passa questo veleno ovunque. E dappertutto. Andiamo. Non è che sia velocissimo come Wolfram, eh. Non dobbiamo far scendere il supporto vitale a zero perché sennò siamo morti. Dov'è che siamo morti ugualmente? Non è che... Basta con questo veleno! Ma sono già morto, non ci credo. Aiuto! Da solo è veramente difficile questo, eh. Su. Ah, manda via! Get ready for a capsule. Sì.
Adesso lo prendo in capsule. Veleno, anche qua veleno, cos'è? Vedo veleno ovunque. That should keep you going for a while. Per un po'? Another life support capsule is now available. Un altro? Io me ne vorrei andare. Guarda come sono fatto strano. Andiamo un po' larga. Vediamo se riesco. Ma è chiuso! Quarantotto chiuso, ma è tutto chiuso qua! Non gli ho fatto niente! Corri! E vaffanculo! Ah, ma posso anche andarmene? Oh, che bella notizia. Perché ti incastri sempre dove non devi? Allora, attiviamo... Qui l'ultimo, dov'è l'ultimo? Sì, capito, se vado via ora crepo per la strada. Life support has been replenished. Che è tutto rosso lo sfondo, che è successo? Via, 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 via. Corri, 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 corri. Corri! Dov'è? Di qua? Di là? Mamma mia, sti agganci come li odio. Perché non mi dici più dov'è l'uscita? E dov'è? Dov'è l'uscita? Ancora questi. Dimmi dov'è. Non posso neanche fare l'abilità, niente ragazzi. Porca miseria. Ora mi ammazzo tutti. Avete scatenato la rabbia. Ti muoiti. Andate un po' a cacare. Ma dov'è l'uscita? È finito niente, crepo, perché è finito praticamente il supporto vitale. Se non mi dicono dove... Mamma mia, sono saltato per l'aria. Rianima un'altra volta. L'ultima possibilità. Se non mi dite dov'è l'uscita, io non posso uscire. Mec. È tutto chiuso, dove vado? Tacci vostri! Dov'è l'uscita? È chiuso qui, tutto chiuso. L'uscita dov'è? Se non mi dite dov'è l'uscita, ci crepo. Qui adesso praticamente senza supporto vitale non recupera più. Adesso non mi sta dicendo né dov'è l'uscita né dove sono i supporti vitali, niente. E quindi posso solo che morire. Siamo di nuovo qui. Niente, per forza! Ovvio, no? Ah. Va bene ragazzi, oh, è andata male, ma insomma un po' l'avete visto come funziona, anche se non sono un buon venditore, perché se dovessi presentare un articolo come Oberon per venderlo,
con una dimostrazione del genere nessuno l'avrebbe comprato, devo dire la verità. Però, insomma, più o meno l'avete visto come funziona, vi ho detto, questo più che d'attacco è curativo, quindi maggiormente dovrebbe andare in gruppo. Ne avevo provato una singola, non pensavo, non avevo letto che era una missione del genere, se no magari non osavo nemmeno andare in singolo. Però va bene ragazzi, io spero comunque che almeno due risate che le state fatte, a discapito della mia morte, che orrore. E il prossimo gameplay, vi voglio anticipare una cosa. Io voglio, ho trovato questa carta viola, che io viola finora non l'avevo mai trovata, deve essere una novità del gioco, Operator, will you perché visualize your solitamente prima la antimatter? rarità maggiore era Me oro. too. Mi stai zitto! E quindi questa deve essere una novità del gioco e devo fare. Devo avere questa chiave drago zoppo che ce l'ho fatta e devo fare un'intercettazione con nemici livello 30 più. Adesso io non ce l'ho intercettazione con nemici livello 30 più, la devo trovare, quindi devo andare un pochino avanti nelle missioni dei pianeti e trovarla e poi la faremo insieme. Sono proprio curioso di vedere cosa fa questa carta, magari nel prossimo gameplay lo scopriremo. Comunque ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio per la compagnia e ciao!